Avrebbe molestato sessualmente un ragazzino di appena 12 anni all'interno di un parco pubblico in via Mandruzzato, nel quartiere di Santa Bona a Treviso. Per questo motivo un trevigiano di 60 anni è stato arrestato martedì pomeriggio dalla squadra mobile di Treviso con l'accusa di violenza sessuale e ora si trova ai domiciliari. Il bimbo di 12 anni stava giocando a pallone con degli amici nel parco quando, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l'uomo l'avrebbe attirato a sé baciandolo in bocca e palpandogli i genitali. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il genitore di un altro ragazzino che ha scacciato il sessantenne, residente poco distante, ed ha poi chiamato la polizia. Il sessantenne risulta incensurato, sposato e con figli, e si sarebbe difeso dicendo: gli ho solo dato una carezza. Sì, è stata una situazione incresciosa questa. Quella che è accaduta ieri pomeriggio ha visto protagonista questo sessantenne che ha avvicinato e ha avuto questi contatti un po' troppo invasivi con un minore. Qui a Treviso, per fortuna, c'è chi è riuscito a intervenire separando l'anziano dal ragazzo, a chiamare l'intervento delle forze dell'ordine. Siamo intervenuti e verificata la veridicità di quanto narrato tanto dal testimone quanto dal bambino ai familiari, abbiamo arrestato l'aggressore che è stato portato in questi uffici e poi, come disposto dall'autorità giudiziaria, messo agli arresti domiciliari. Probabilmente non si è reso conto della gravità di quanto posto in essere, tendeva a sminuire l'accaduto. Chiaramente a noi è bastato la concordanza di quanto visto dal testimone, che era un adulto, e quanto raccontato dal bambino ai genitori per concludere che l'atto fosse una vera e propria violenza sessuale. Ipotesi di reato è la violenza sessuale con l'aggravante per l'età del minore, che è un infra 14enne, il codice prevede un'aggravante molto seria,